Ciao a tutti, io sono Pasquale. Qualche giorno fa Domenico sul suo canale Vivere di Dividendi ha pubblicato un video in cui io e lui parlavamo del debito. Ti lascio tra l'altro il link di quella intervista, oltre alla raccomandazione di andarti a scrivere al canale di Domenico qui sotto in descrizione. Se hai seguito l'intervista, ti ricorderai che a un certo punto ho accennato al fatto che nella mia famiglia si è preso un percorso un pochino più minimalista rispetto a quanto non lo fosse in passato. Bene, come mai abbiamo preso questa decisione che tra l'altro è molto importante e soprattutto a che livello ci possiamo definire dei minimalisti? Perché in realtà ci sono tantissime tipologie di minimalismo. Ne parlo proprio in questo video. Prima di iniziare però, come sempre, ti volevo andare a ricordare che di certo non ti farà assolutamente dimagrire, ma comunque è un movimento aggiuntivo la scelta di volerti iscrivere a questo canale, di andare a cliccare la campanella delle notifiche e poi ovviamente di andare a lasciare un bel mi piace e condividere questo video. Oltre al fatto che in qualunque momento della tua giornata, durante le 24 ore, potresti andare anche a sostenermi su Patreon. Il concetto di minimalismo non ha mai avuto un sex appeal nei miei confronti, in passato almeno. Ho sempre visto il minimalismo come una stanza vuota, una sedia ed un tavolino schifosissimo dell'IKEA. Ma poi, agli albori del canale, durante la collaborazione con Massimo Cirignotta, a proposito, iscriviti anche al suo canale, è venuto fuori questo discorso perché lui aveva abbracciato questa politica, questa mentalità. Avevo già sentito parlare di minimalismo quando guardavo i primi video su YouTube, soprattutto da chi aveva abbracciato il movimento FIRE, del quale tra l'altro ho realizzato anche un video. Ma poi, dopo la chiacchierata con Massimo, mi sono incuriosito, ancora di più di quanto non lo fossi prima. Per cui ho cominciato ad informarmi parecchio sulla situazione. Ho letto alcuni libri, dei quali ti lascio per alcuni link affiliati qui sotto in descrizione, e ho anche guardato una serie infinita di video su YouTube e anche un documentario che ho trovato su Netflix con la regia di Matt Davella, e che ripercorre la vita di due persone in particolare durante questo documentario, Ryan Nicodemus e Joshua Field Milburn. Interessante, e sai, Netflix, guardalo perché è molto molto open minding. Dopo questa scorpacciata, come da mio solito, o perlomeno dopo il mio radicale cambiamento, da quando cioè ho deciso di cambiare completamente la mia vita e il mio approccio sulla finanza, ho elaborato tutte queste informazioni, cercando di capire se tutto questo, tutta questa strategia avesse un senso o se fosse sempre la solita solfa di marketing che ti cercano di impiantare nel cervello. Anche perché i libri li avevo comprati, il documentario lo avevo guardato, ma poi alla fine la cosa necessaria è quella di quagliare, cioè che non significa cucinare la quaglia, eh. Quali potevano essere effettivamente i vantaggi che se ne poteva trarre da queste esperienze? Anzi, che noi come famiglia potevamo trarne da questa situazione, da questo approccio di vita, e quali invece, ad esempio, potevano essere i lati negativi o cosa potevamo andare a perdere durante tutto questo percorso. Come si potrebbe dire in inglese, less is more, poco è di più, ma sarà stata una cosa vera. Allora, io e mia moglie abbiamo cominciato a fare un giro per casa, partendo dalle cose piccole, spicciole, come ad esempio, non so, le suppellettili sopra i mobili o passando anche in rassegna i mobili, arrivando poi ai piccoli elettrodomestici e a ogni altra cosa che ci andava a circondare in casa nostra. E per ogni cosa ci andavamo a chiedere quanto la stessimo utilizzando e nel caso lo stessimo utilizzando poco, se fosse veramente una cosa necessaria o quanto fosse necessaria quel suppellettile su quel mobile, se ne avevamo veramente bisogno per portare avanti la nostra vita di tutti i giorni. Per fare un semplice esempio, tempo addietro avevo comprato una piccola palestra da casa, uno di quei macchinari che si chiamano multi-gym, multifunzione. L'ho utilizzato tantissimo i primi 3 o 4 mesi, ma poi era cominciato a diventare una specie di raccoglitore per la polvere. Penso che anche i batteri che ormai avevano costruito palazzine popolari attorno, pensavano che questa cosa non era necessaria. Di questo non ero assolutamente sicuro, stava semplicemente lì a raccogliere polvere e batteri. Io, un'altra cosa, sono appassionatissimo di cucina e avevo comprato una serie di elettrodomestici tipo impastatrici per il pane, robot da cucina, multicutter, una vaporetta. Per
Insomma, mi sono andato a rendere conto che molte di queste cose le avevo usate un paio di volte dalla data del loro acquisto, che magari era avvenuta anni e anni addietro, o magari molte cose erano semplicemente ridondanti rispetto ad altri elettrodomestici, perciò uno spreco di soldi immane, ed inoltre tutto ciò andava ad occupare semplicemente spazio in casa. Ci sono alcuni studi che dicono che l'esagerato disordine e la carenza di spazio nei luoghi in cui si vive possono andare anche a influire nel nostro senso di soddisfazione e di produttività che una persona normale può andare a avere. Per cui ho cominciato anche a pormi la domanda: se tutti i miei errori passati e anche quelli che avevo fatto nel presente e il senso di insoddisfazione che andavo a provare prima non fossero in realtà legati a una serie di acquisti compulsivi che andavano a creare un senso che magari di completezza o cercavano di creare un senso di completezza nel senso di incompletezza che avevo e per cui non mi facevano progredire dal punto di vista personale. Considerando l'enorme serie di cavolate, soprattutto economiche, che sono andato a fare nell'arco della mia vita passata, il dubbio che mi era parso di portare alla mia attenzione era lecito. Per cui, con molta maestria e soprattutto andando molto piano, passo dopo passo, io e mia moglie abbiamo cominciato a liberarci di tutte quelle cose che consideravamo poco utili, inutili oppure superflue nella nostra vita di tutti i giorni, facendo una cernita giorno dopo giorno. Abbiamo cominciato poi a venderle tutte queste cose, per cui a fare un poco alla volta cassa, che abbiamo utilizzato per completare il famoso obiettivo principale, che era quello del pagamento dei nostri debiti e per cui a risollevare la nostra situazione debitoria che si prolungava ormai da troppo tempo. Però non ci siamo fatti prendere la mano in maniera scellerata oppure incontrollata. Abbiamo sempre mantenuto i piedi per terra, cercando di comprendere veramente dove finisse la linea di demarcazione della nostra insoddisfazione e dove cominciasse quella della necessità. Per cui, qualunque persona entrasse in casa nostra, non andrebbe a vedere la famosissima casa iper minimalista con la sedia, il tavolino bruttissimo e con la pianta finta sopra, e poi magari nient'altro intorno a parte noi. Abbiamo mantenuto un nostro senso di personalità nel nostro minimalismo. Abbiamo eliminato cioè quello che consideravamo effettivamente superfluo senza andare a stravolgere la nostra vita di tutti i giorni. Perché secondo me il concetto è proprio questo. Non esiste il minimalismo, punto e basta. Come per il mondo degli investimenti, se si parla di investimenti e finanza personale, cosa che parlo in questo canale, esistono diversi livelli di investimento e per cui di minimalismo. Una volta ho visto il video di una persona, credo fosse una ragazza giapponese, che in casa aveva solo un tappeto, un piatto, delle bacchette per mangiare e il proprio computer laptop per lavorare. Oppure ci possono essere anche persone che per minimalismo intendono eliminare, come abbiamo fatto noi, quello che riteniamo solo superfluo. L'importante, secondo me, è trovare il giusto bilanciamento che possa farci stare tranquilli ed in pace con noi stessi e soprattutto che ci permetta di migliorarci internamente e anche esteriormente giorno dopo giorno. Per cui la mia collezione di tutto Ratman e di Attack on Titan non va da nessuna parte, resta in casa. Però un sacco di cose sono andate via, non nel senso che si sono incamminate fuori dalla porta con i propri piedi da sole, anche perché altrimenti avrebbe significato che casa mia era infestata dai fantasmi, ma noi ci sentiamo molto ma molto meglio di prima e molto ma molto più produttivi di prima. Bene, lasciami un commento qui sotto e fammi sapere di cosa tu ne pensi nel minimalismo. Hai abbracciato anche tu questa filosofia di vita? O se lo hai fatto, a che livello di minimalismo sei arrivato? E se non l'hai fatto, l'hai preso già in considerazione oppure la consideri una delle solite cavolate megagalattiche, super nova? Vabbè, scambiamoci opinioni in merito. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, distruggi il pollice su, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda, oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!